Il capitolo 3 sta ufficialmente per finire e queste sono le 5 notizie che dovete assolutamente conoscere prima del capitolo 4. La prima news assurda sul nuovo evento finale del capitolo 3 di Fortnite è assolutamente quella della sua durata. Mi spiego meglio. In questo evento infatti ci saranno un sacco di colpi di scena. Si concluderà tutta la storia del capitolo 3 con Araldo, il cromo, l'albero della realtà, ed è proprio per questo motivo che c'è così tanta azione sulla mappa e tante cose che succederanno. Si dice che l'evento dovrebbe durare 40 minuti. Ci saranno spaccature nel cielo che potrebbero rompersi e il punto zero che dovrebbe esplodere. Non prendetemi per pazzo quando vi dico che probabilmente durerà 40 minuti, perché queste sono le voci che girano in questi giorni. Sarà qualcosa di epico. Per la prima volta in questo evento riusciremo a fare una cosa che non eravamo mai riusciti a fare nel corso dei 3 capitoli. Da quando infatti abbiamo scoperto per la prima volta il punto zero all'interno della mappa, non siamo mai stati in grado di fuggire da esso. Solo qualche persona è riuscita a entrarci qualche volta, però diciamo che nessuno è mai scappato via. E dalle news che abbiamo avuto in questi giorni abbiamo scoperto che per la prima volta riusciremo a fuggire da questo loop del punto zero. In quale modo ancora non lo sappiamo, ma la certezza è che molto probabilmente andremo a finire in un'altra realtà in cui una nuova mappa verrà costruita. Iscrivetevi e lasciate un mi piace e ovviamente utilizzate il codice Mattiz nel negozio oggetti se non vedete l'ora di scoprire la nuova mappa. Abbiamo scoperto anche un'immagine super esclusiva per quanto riguarda questo evento finale. Infatti sappiamo che durante questo evento avremo come protagonista il punto zero, ovviamente, e sappiamo tutti quanti quanto è pericoloso, dato che in tutti gli eventi in cui era presente il punto zero c'è stato un casino assurdo sulla mappa. Comunque non perdiamoci in chiacchiere. Questa è l'immagine in questione. Si tratta della schermata di caricamento durante la fine dell'evento. Cioè, una volta finito l'evento, noi vedremo questo. Mi dà l'aria di essere una sorta di galassia dove il punto zero si trova esposto. Quest'altra news si ricollega direttamente a quella di prima, ossia quella della galassia. Abbiamo visto il punto zero nella galassia con tutte queste rocce che gli fluttuano intorno. Ma la cosa più assurda è quella che la mappa di questa stagione in arrivo si chiamerà Asteria, che in greco significa letteralmente stella, e le stelle si trovano nella galassia dove c'è il punto zero. Insomma, tutto questo è collegato. Questo ci fa pensare ad un evento che si svolgerà tra le galassie, tra le varie dimensioni e tra le varie realtà. Oh mio Dio. Infine, per non farci mancare nulla, vi dirò addirittura che cosa ci sarà dopo l'evento finale, oltre la schermata di caricamento di cui abbiamo parlato. Ci saranno delle missioni da effettuare e addirittura dei minigame da fare per non annoiarsi. Quindi nel frattempo che aspettiamo la nuova stagione 1, capitolo 4 di Fortnite, avremo la possibilità di divertirci attraverso dei minigame durante il downtown dei server. Un segreto e una news molto simpatica, perché se vi ricordate, ecco, beh, nel capitolo 1 non potevamo fare niente aspettando il capitolo 2. C'era, ecco, quel maledetto buco nero. Poi dal capitolo 2 al capitolo 3 non abbiamo fatto assolutamente nulla, eravamo dispersi in mezzo al mare. E ora invece nel capitolo 3 faremo qualcosa. Lascia un mi piace e iscriviti se non vedi l'ora anche tu.